La campagna, oggi, ma non siamo pizzicò, perché siamo qui per uno tempo. Io sono di Salerno. Di? Salerno. Sono un agente commerciale. Lavoro per un'azienda che fornisce parrucchieri. Quindi avete chiuso? Al momento no, no, noi a Salerno non abbiamo chiuso. Siamo qui in difesa di concittadini che in questo momento stanno tutelando i propri diritti. Ok, perché sono stati chiusi. No, l'ho vista molto arrabbiata, volevo capire. No, ma sono arrabbiata semplicemente per il sistema, per il modo in cui stanno gestendo questa pandemia, tra virgolette. Epidemia. Perché chiudere delle attività commerciali e lasciare un intero paese libero con la possibilità di portare il contagio altrove, non ci trovo nulla di logico, perdonatemi. Ok? Questo è il concetto. Quindi, se sono liberi i cittadini, devono essere aperte pure le attività commerciali. Punto, non aggiungo altro. Perfetto. Ma cosa serve questa mascherina? Questa mascherina cosa serve? A non sputare in faccia alla gente. Tu invece da Pozzuoli, ci siamo sentiti prima con la diretta. Quindi ancora aperti, io però ho la partita IVA perché ho una penalità. Bravo! All'unanime. Bravo! E smetta paura. Adesso smetta paura. Attivisci pure il ginocchio, canarice. Bravo, esatto, bravo. Il ginocchio sta con tutte le maschere. Uomice e maschere. Tutto, maschere e tutte le occhi. Allora, noi continuiamo questo nostro lunghissimo servizio, ci sta evidentemente molta rabbia negli imprenditori, nei commercianti che stamattina sono venuti qua a Largo di Palazzo a contestare davanti al palazzo della prefettura di Napoli, dove come vedete la tensione leggermente sta salendo. Noi qua siamo tutti quanti per lo stesso motivo, ci stanno ledendo i diritti di poter vivere come diciamo noi. Se ci fossero delle reali restrizioni per la salute sarebbe un discorso. Decidere che un paese deve chiudere e le persone dello stesso paese possono andare nel paese a fianco a comprare le cose non significa chiudere per questioni di salute. Noi qua stiamo contestando delle misure restrittive che non servono a manco cazzo. Se è una questione sociale, allora si combatte dicendoci che ci ammasta chiusi in de casa, come se faceva in del Terzo Reich. Ma oggi ho 2020 e in de casa, vi giuro, in noi a buio. Allora, appena scesa la delegazione dall'ufficio di prefettura, dove hanno avuto un incontro con il prefetto, e la risposta è stata quella di prendersi tempo fino a questa sera. Il prefetto ha comunicato alla delegazione che è salita, quindi che valuterà fino a questa sera la risposta da dare. La controrisposta delle parti, quindi dei commercianti e degli operatori commerciali di Arzano, ha deciso di andare a bloccare la rotonda. Quindi vi terremo informati, continuate a seguire il servizio. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.